Assolutamente, sul tema dell'accessibilità e dell'outdoor, quindi del turismo dall'aria aperta e dell'accessibilità sia negli alberghi che nel mondo dell'outdoor. Questo è un tema che ci è molto caro, perché a volte ci si focalizza soltanto su alcune problematiche, non si guarda invece qual è il mondo dell'accessibilità a 360 gradi. Anche un celiaco ha dei problemi di accessibilità nei ristoranti quando non trova un prodotto che è adeguato al suo tipo di alimentazione. Lo affrontiamo sia parlandone, facendo cultura dell'accessibilità degli operatori di settore, ma anche con un tour di prodotto all'interno della manifestazione che consente di trovare prodotti e servizi dagli espositori legati a questa tematica, per poi prepararci ovviamente alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi che ci saranno su questo territorio nel 2026. Sono 150 relatori presenti in questi 4 giorni. Più di 110 appuntamenti dove si parla di marketing, di digitale, di sostenibilità, di come preparare cibi e alimenti, cioè veramente una panoramica a 360 gradi.